pubblici e servizi sociali. Saluto preliminarmente il presidente Citraro, l'assessore Miglietta, vedo l'ingegnere Puce, insieme agli uffici. Non so se c'è l'assessore Nuzzaci, però eventualmente se si collegherà lo farà successivamente. Io prima di fare l'appello, mi è arrivata la comunicazione da parte del consigliere Finamore, che è delegato dal consigliere Martini. A sensi dell'articolo 71, volevo chiedere al consigliere Finamore se lui fa parte della stessa coalizione del consigliere Martini per poter accettare la delega. Consigliere Finamore? Allora, Presidente, il sottoscritto non ha mai dichiarato di uscire dalla coalizione in questa delega, bensì Ok. dal gruppo consigliere di Marecce. Perfetto, Punto. va bene, quindi fa parte della stessa coalizione, per cui accetto la delega, benissimo. Allora, proseguiamo con la commissione. Faccio Presidente Ciclaro, io faccio l'appello. Allora, Presidente, non si sente niente, ci sono dei sto rumori di continuando, sto fondo. verificando il microfono. Bravo. Ok. Niente. Battista Luciano. Borgia Gianluca. Presente, presidente. Buongiorno a lei. Della Giorgia Sergio. Presente. Greco Gianmaria. Presente. Fiore Andrea. Presente, presidente. Fiore Andrea presente, ok. Sempre. Guido Andrea l'hai saltato? No, non sono arrivato ancora. La G viene dopo la F. E perché ha chiamato Greco? Ho chiamato Greco, ma non sono arrivato ancora lì. Gianotta Marco. Niente. Guido Andrea. Presente. Perfetto. Martì Severo delega Finamore. Finamore. Perfetto. Mele Giulio. Mele. Mola Ernesto. Presente. Molendini Gabriele. Murri dello Diaco. Presente. Occhinelli Giovanni. Presente, presidente. Pala Giorgio. Pala è presente. Pasquino Andrea. Patti Pierpaolo. Presente. Polibortone Diana. Povero Paola. Presente. Rodundo Antonio. Presente. Corrano Giampaolo. Presente. Tramacero Lonzino. Presente. Valente Luigi. Ok, allora mancano, ripeto, Baglivo Arturo, Battista Luciano, Giannotta Marco, Mele Giulio, Molendini Gabriele, No, io ci sono. Pasquino Andrea e Polibortone. Ah, perfetto. Quindi è Polibortone Diana. Molendini c'è. Prego, Presidente Citraro. E allora io ho Gianluca Borgia è presente, Presente. Arturo Baglivo assente, Battista Luciano assente, Costantini Dal Sant non lo Presente. vedo, Presente, come no, presente, presidente, perfetto. ecco. De Matteis presente, Della Giorgia presente, Faggiano Lidia presente, Fiore presente, Giordano Anguilla assente. Presente, presente, presidente, mi riceve? Sì, adesso sì. Greco Perfetto. Gianmaria presente, Natascia Mariana presente, Martini Severo, delega Delega qualcuno? No. Finamore.
Delega Finamore, presidente. Va bene, basta uno, voglio dire, no? Sì, ho basta delegato l'altro presidente. Deve essere delegato a tutte e due, Saverio. Scusami. Va bene. Murri presente. Occhineri presente. Presente. Orlando assente. Pala presente. Pasquino assente. Patti presente. Poli Bortone assente. Paola Porro presente, Rotondo presente, Scorrano presente, Tramaciere presente, Valente assente. Va bene. Allora, io ho finito. Grazie presidente. Allora abbiamo convocato questa commissione per il piano dell'accessibilità, trasmissione report fase 1. Preliminarmente anticipo che, data l'importanza dell'argomento, faremo un'altra commissione relativamente appunto allo stesso argomento la settimana prossima. Quindi, detto questo, passo la parola all'assessore Miglietta per fare un'introduzione, eventualmente poi passarla agli uffici per appunto i report relativi. Prego, assessore Miglietta. Presidente Mattesi, Gianotto è presente. Sì. Pasquino presente, presidente. Sì, prego la parola all'assessore Miglietta. Prego, assessore. Grazie, presidente De Matteis e presidente Citraro. Buongiorno a tutte le consigliere e i consiglieri. E come anticipava il presidente De Matteis, questa è la prima di altre commissioni che faremo, perché abbiamo inteso fare una presentazione oggi della prima parte del lavoro che il laboratorio sull'accessibilità ha concluso per definire l'area pilota sulla quale poi attueremo i primi provvedimenti relativi al piano per l'accessibilità e al piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche che abbiamo definito in questi mesi. E oggi vedrete le slide che vi presenteranno questo lavoro svolto dai tecnici del laboratorio, e alla fine della commissione queste slide saranno inviate a tutti i consiglieri, in modo che diciamo, con le indicazioni che oggi vi daremo, avrete anche gli strumenti per leggerle e eventualmente, diciamo, le sollecitazioni che verranno, le indicazioni, i suggerimenti, potremo condividerli la settimana prossima in un'altra commissione che organizzeremo. E in generale, diciamo, oltre alle commissioni giustamente convocate, perché poi il piano, l'area pilota deve essere approvata in consiglio comunale, il laboratorio, quindi i professionisti che lavorano all'interno del laboratorio, l'ufficio lavori pubblici con il dirigente ingegnere Puce e chi si occupa di seguire i lavori, e io con il mio settore, siamo naturalmente disponibili extra commissione a qualunque tipo di richiesta di spiegazione, di approfondimento che voglia venire da voi nei prossimi giorni. Quindi, poiché abbiamo quest'ora, intanto passo direttamente la parola credo all'architetto Dora, non so come la scaletta degli interventi, comunque passo la parola a loro, così possiamo partire con questa illustrazione che, ripeto, era necessaria perlomeno per farvi capire il filo del ragionamento che abbiamo seguito, e le slide che oggi vedrete vi saranno poi inviate alla fine della riunione. Cioè, comunico che c'è anche l'assessore Nuzzaci nella stanza, che quindi sta seguendo con noi la commissione. Perfetto. Grazie. Saluto l'assessore Nuzzaci e lo ringrazio per essere intervenuto. Se vuole dire una parola, altrimenti passiamo direttamente agli uffici. Sì, iniziamo, poi magari può concludere così, perché abbiamo un po' di materiale da visionare. Perfetto. Prego gli uffici. Sì, buongiorno. Il primo intervento sarà del dottore Gaballo e man mano interverranno gli architetti che partecipano al progetto. E quindi passo la parola al dottore Gaballo. Dovremo condividere dei documenti.
Sinceramente non l'ho mai fatto, cerchiamo di farlo man mano che andiamo avanti, che servono, quindi. Abbiamo fiducia in lei, ingegnere. Quindi passo la parola al dottore Gaballo. Man mano saranno visibili singolarmente i vari permesso. Buongiorno e benvenuti. Il laboratorio comunale ringrazia insomma per la disponibilità. Io cerco di condividere lo schermo. Lo vedete? Si vede? Si vede? Si vede. Benissimo, benissimo. Si vede. Okay. Benissimo. Allora, vorremmo innanzitutto ringraziarvi insomma per averci dato questo spazio. È importante precisare un aspetto fondamentale. Noi già dal primo settembre abbiamo avviato una serie di attività per definire quanto prima un'area che chiameremo area pilota, perché si possa essere operativi e concretizzare quella che è la logica e l'approccio del piano per l'accessibilità, che è una evoluzione dei vecchi PEBA, piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Logica e approccio dell'accessibilità significa innanzitutto inclusività. Ecco, proprio questa logica ci ha aiutato a capire quali tipo di informazioni ricavare, che tipo di studi fare sulla città di Lecce, sia da un punto di vista urbanistico, sia ovviamente dal punto di vista sociale, del vissuto, delle varie categorie sociali che vivono la nostra città. Inclusività ha diverse declinazioni e per essere concreti noi abbiamo avuto proprio il bisogno di definire alcuni criteri sia qualitativi che quantitativi per individuare ed elaborare un'area su cui interverremo sia per rilevare le criticità, sia per riqualificare gli spazi, sia poi per verificare e monitorare i risultati degli interventi. Inclusività ha significato innanzitutto cercare di individuare tutte le categorie sociali per quello che è possibile che vivono Lecce, quindi non soltanto i residenti ma anche i city users, i pendolari e i turisti. Un occhio particolare è stato dato alle categorie maggiormente svantaggiate, ossia le persone con disabilità, gli anziani, i bambini piccoli, i genitori con i bambini piccoli e anche gli immigrati. Inclusività significa non soltanto costruire un quadro esigenziale della cittadinanza in merito all'accessibilità a spazi, luoghi, edifici e servizi, ma cercare di includere anche quelle che sono le competenze che possono esprimere queste categorie sociali. Infatti non bisogna vedere i soggetti individuali e collettivi solo come portatori di interesse, ma anche e soprattutto come portatori attivi di interesse, nel senso della possibilità di includerli e di coinvolgerli nelle diverse fasi di progettazione, di intervento e di verifica nelle attività del laboratorio. A tale proposito, proprio la definizione dell'area pilota nelle sue dimensioni e nei criteri scelti ci permetterà di costruire anche un gruppo di lavoro permanente. Un gruppo di lavoro permanente a cui potranno partecipare un po' tutti i cittadini, ma soprattutto quelle associazioni che si occupano di soggetti portatori di disabilità. Inclusione significa un'altra cosa, e cioè cercare di, attraverso gli interventi sull'area pilota, raccordare il laboratorio comunale per l'accessibilità con tutti i settori dell'amministrazione pubblica. Come si vedrà in seguito, è stato necessario individuare una zona di Lecce, a tal proposito, che sia quanto più significativa possibile per la città, per i cittadini e per tutti coloro che fruiscono degli spazi e dei servizi di Lecce. Cioè un'area pilota che sia significativa da un punto di vista sociale, culturale, simbolico ma anche religioso e che oggettivamente possieda anche quelle caratteristiche che fondano la logica stessa del piano accessibilità, cioè la presenza di edifici e servizi comunali. Questo
ci ha portato anche a, un po' anche con sofferenza, a definire le stesse dimensioni dell'area pilota. E questo è un aspetto molto importante. Infatti l'area non deve essere né troppo piccola né troppo grande, perché in essa dobbiamo intervenire nel dettaglio per cercare di rilevare tutte quelle che sono le criticità che provengono, attenzione, nel raccordo, nel dialogo fra gli spazi, gli edifici e quelle che sono le esigenze di tutti i cittadini. Quindi quando si andrà a fare un rilievo, la rilevazione avverrà anche con l'aiuto e il supporto di quelle che sono le categorie più svantaggiate, cioè i portatori con disabilità. Questo perché? Perché quell'area pilota ci darà la possibilità di elaborare strumenti, tecniche, anche un approccio operativo che costituisca un modello, costituirà un modello replicabile in altre zone di Lecce. Ecco perché le dimensioni sono fondamentali. Quindi inclusione della cittadinanza, inclusione delle categorie più svantaggiate, inclusione dei settori, diciamo, che non sono solo i settori dei lavori pubblici e delle politiche sociali, ma anche turismo, urbanistica, mobilità e sicurezza. Inclusione delle competenze, ma anche dei cittadini privati, singolarmente presi o associati. Quindi il nostro intervento nell'area pilota dovrà coinvolgere necessariamente anche tutti quegli esercizi privati che offrono dei servizi al pubblico. Quindi il coinvolgimento sarà massimo e riguarderà anche associazioni di categoria, sindacati e ordini professionali. Questo in ordine nella logica della sensibilizzazione, affinché Lecce, insomma, possa diventare quanto più accessibile. Adesso passo la parola alla mia collega, l'architetto Dora Uricchio. Buongiorno a tutti, sono l'architetto Dora Uricchio. Di seguito vi illustrerò fasi che hanno caratterizzato l'attività del Laboratorio Comunale per l'Accessibilità a partire dal 1 settembre. Le attività appunto partono con una serie di momenti formativi che sono stati espletati grazie all'aiuto del professor Antonio Lauria, professore del Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze, ma anche grazie all'aiuto dei momenti didattici svolti da professionisti che appunto sono specializzati nella gestione, nell'acquisizione e nella gestione di dati informatici, come per esempio in questa foto abbiamo l'ingegner Francesco Piero Paolicelli. Il nostro lavoro parte con un'analisi di tutto ciò che è l'analisi del tessuto urbano della città di Lecce e in particolare parte con l'acquisizione appunto e l'elaborazione di basi cartografiche accertate e aggiornate, in questo caso appunto la carta tecnica regionale, ma anche altri livelli, insomma, di informazioni come per esempio l'ortofoto o ancora possiamo vedere la delimitazione del territorio comunale in distretti comunali, un'analisi e un'indagine su quella che è stata l'evoluzione storica della città di Lecce, quindi a partire dal nucleo storico fino alle diversi livelli di espansione, fino all'analisi di quella che è la pianificazione vigente, quindi lo studio degli strumenti urbanistici e pianificatori vigenti o in corso di approvazione. In questo caso vediamo per esempio uno degli elaborati del DPP al PUG. La seconda fase di indagine, insomma di analisi, consistita nell'individuazione di tutti quegli edifici, di quei luoghi intesi come edifici e spazi che per il ruolo, per la funzione che erogano, rappresentano degli attrattori spontanei di flussi per gli utenti. Quindi in questo caso, per esempio, abbiamo individuato tutti gli edifici e gli spazi di proprietà comunale nei quali appunto sono erogati servizi al cittadino, anche se in locazione passiva. In quest'altra tavola possiamo vedere per esempio la distribuzione degli edifici e degli spazi privati che comunque espletano delle funzioni pubbliche e infine invece la distribuzione degli immobili di proprietà non comunale e sede di altri servizi. Come per esempio possiamo, tra questi possiamo annoverare ad esempio i plessi universitari o ancora la soprintendenza, i beni culturali, eccetera.
Proprio per la concentrazione di questi edifici, di questi spazi appunto all'interno del tessuto consolidato, tessuto urbano consolidato, abbiamo deciso di approfondire la nostra ricerca appunto all'interno di quella che chiameremo d'ora in poi la città consolidata. In questo caso abbiamo avuto, proprio per quello che diceva il mio collega, il dottor Gavallo, poco fa, abbiamo avuto la necessità di scomporre il tessuto urbano della città di Lecce in porzioni più piccole, che noi andiamo a definire lotto funzionale urbano. Un lotto funzionale urbano quindi non è altro che una porzione di territorio che è più o meno estesa, che risulta essere l'espressione di una serie di caratteri identitari, leggibili sia per fattori storici, insediativi, socioculturali, ambientali, e dunque sono raggruppabili in un unico sistema, un sistema leggibile all'interno della trama urbana. La metodologia messa in atto per poter scomporre il territorio, appunto la città consolidata, in lotti funzionali è stata quella relativa ad un approccio linciano, diciamo, ovvero l'individuazione di poli urbani e servizi che appunto sono intesi come degli attrattori spontanei di flussi di utenti che sono intercettati e collegati da delle direttrici principali, quindi dei percorsi principali, e che generano appunto delle aree di influenza che noi andiamo a definire lotti funzionali urbani. All'interno della città consolidata sono state individuate 7 direttrici principali, per citarne qualcuna, per esempio la direttrice che va da Piazza Sant'Oronzo a Porta Rudi, oppure da Piazza Sant'Oronzo a Piazza Mazzini, o ancora da Piazza Sant'Oronzo alla stazione ferroviaria, e così via. Naturalmente, andando a definire queste direttrici, è sorta, data la natura sperimentale del nostro lavoro, la necessità di attribuire un ordine di priorità a queste direttrici, in modo tale da approfondire su uno dei lotti funzionali il nostro metodo di lavoro, che naturalmente sarà affronterà le fasi di rilievo, di progettazione e di esecuzione, e naturalmente di monitoraggio. In questo caso possiamo vedere come siamo andati quindi ad individuare le direttrici principali e delle direttrici secondarie fino a scomporre appunto tutto il tessuto urbano consolidato e a colmare, diciamo, tutta l'area. Successivamente a questo, a questa fase, abbiamo quindi individuato un modello analitico per attribuire appunto un ordine di priorità a queste direttrici e quindi naturalmente alle relative aree di influenza. Abbiamo potuto sviluppare quindi questo modello analitico attraverso l'elaborazione di un algoritmo che tenesse conto di 3 fattori principali, di 3 criteri principali. Il primo è stato appunto la presenza di poli urbani e servizi, tra i quali possiamo appunto individuare tutti gli edifici e gli spazi di proprietà comunale. Abbiamo in secondo luogo individuato invece la presenza di attrattori sociali di uso pubblico, quindi edifici e spazi privati che comunque erogano dei servizi al cittadino e che sono fortemente attrattivi appunto per i cittadini. Tra questi, per esempio, possiamo trovare quegli spazi attrezzati per lo sport, oppure edifici religiosi, o ancora immobili destinati ad attività turistiche, come possono essere per esempio i musei. Infine, il terzo criterio preso in considerazione per il calcolo è stato quello relativo all'analisi del trasporto pubblico locale e della mobilità lenta. Quindi in un certo senso siamo andati a valutare quella che è la percezione dell'utente e quindi lo stato di adeguatezza di questo sistema. Grazie allo sviluppo del modello analitico, quindi abbiamo potuto individuare, attribuire un ordine di priorità a queste direttrici
prima delle quali è risultata essere quindi la direttrice che va da Piazza Santoronzo fino a Porta Rubie, la seconda Piazza Santoronzo, Piazza Mazzini e così via. Di seguito uno stralcio di quella che è l'area che dunque abbiamo individuato per poter mettere in atto la sperimentazione del piano. Come potete vedere in questa slide però sono raffigurate due direttrici, proprio perché abbiamo ritenuto opportuno accorpare la direttrice 1 e la direttrice 2 in modo tale da comprendere tutte le fattispecie, ovvero tutti i casi studio che necessari, diciamo, per sviluppare un modello poi da proporre su tutto il tessuto urbano, sull'intero territorio comunale. In questa slide potete vedere, sono individuati tutti gli edifici, i poli urbani e i servizi di proprietà comunale. In questa invece possiamo vedere alcune delle attività commerciali che sono appunto presenti all'interno o comunque di servizi privati aperti al pubblico che sono sviluppati all'interno di queste due aree. Una piccola slide di sintesi nella quale abbiamo sintetizzato appunto quelle che sono le caratteristiche principali della nostra direttrice, dei nostri sublotti. Possiamo vedere che ha un'estensione lineare di circa 1800 metri e una superficie totale di circa 800.000 metri quadri. All'interno di quest'area quindi possiamo annoverare la presenza di Palazzo Carafa, quindi del municipio, oppure dell'ufficio centro storico, del Teatro Apollo o ancora edifici di alto valore monumentale come possono essere l'ex Conservatorio Sant'Anna, i Teatini, la Chiesa di Sant'Anna, di Sant'Irene o ancora gli istituti scolastici che hanno una forte valenza all'interno della città come per esempio la Scuola dell'Infanzia Cesare Battisti, l'Istituto Superiore Galilei Costa, le piazze, le innumerevoli piazze che abbiamo intercettato lungo il percorso e infine i giardini e i parchi urbani, come per esempio la Villa Comunale. Oltre all'area, all'estensione naturalmente dell'area pilota, a seguito di un confronto insomma con gli assessori o comunque con gli uffici con i quali abbiamo avuto modo di collaborare insomma in questi mesi, è emersa la necessità di includere, di implementare insomma l'area pilota in modo tale da studiare altri casi insomma che rappresentano delle emergenze sostanzialmente. Tra queste possiamo per esempio trovare Piazza Palio o ancora il parcheggio di Sette Lacquare, una porzione di circonvallazione, la stazione ferroviaria. Il piano dunque si occuperà principalmente su questi progetti. Il Laboratorio Comunale per l'Accessibilità fornirà una sorta di un servizio di consulenza in modo tale da migliorare quello che è il grado di accessibilità su queste aree. Ora passo la parola alla mia collega l'architetto Monica Bercigli. Buongiorno a tutti, do la presentazione. Forse è questo, guarda. No, l'ho trovato. Andiamo giù. Si vede? Ma non c'è da su qui. Se si vede. Se chiudo, no. Perfetto, allora io vi presento brevemente il programma operativo, che è uno strumento che diciamo serve al laboratorio, ma anche all'amministrazione per valutare
per illustrare innanzitutto tutte le fasi del piano che caratterizzano la ricerca, okay, e che contiene, che delinea tutte le attività che il laboratorio svolgerà nei prossimi mesi. Poi, come vedremo dopo, descrive le attività che si svolgeranno durante i 2 anni, diciamo, di sperimentazione. Allora, il piano operativo descrive innanzitutto la metodologia ed è suddiviso in pacchetti di attività, a partire dalle attività propedeutiche, che sono quelle che il laboratorio ha fatto sostanzialmente da quando si è insediato, attività di formazione, che sono tutte quelle attività che riguardano, diciamo, la conoscenza e la formazione degli operatori, che siamo noi stessi, quindi lezioni frontali svolte con il professor Lauria, alle quali hanno partecipato anche alcuni operatori all'interno del comune, un pacchetto che è definito stato dell'arte, che è quello della conoscenza che ha descritto poco fa la mia collega, un pacchetto che riguarda le strategie di intervento e che include direttamente la definizione del piano operativo, che poi, diciamo, servirà, è quello che è servito a delineare l'area pilota, un pacchetto che riguarda la comunicazione e la diffusione, ovvero il rapporto che il laboratorio ha con il pubblico esterno e con tutti i canali, diciamo, anche social. Il laboratorio, infatti, proprio in questo mese si è occupato di redigere il piano di comunicazione, e non so, probabilmente già qualcuno di voi ha già visto, sono stati lanciati anche i canali social, ed è stata aggiornata la pagina del comune riguardo alla tematica dell'accessibilità. Un ulteriore pacchetto, che è il pacchetto numero 6, che riguarda la definizione del quadro esigenziale, in cui appunto viene definito il gruppo di lavoro permanente, e dove vengono definite le attività che dovrà fare il gruppo insieme anche ai laboratori informatici. Un pacchetto che è quello poi che abbiamo iniziato ad affrontare, che è quello più, diciamo, più operativo, che è quello del rilievo dei problemi di accessibilità, fino ad arrivare, diciamo, a tutti i pacchetti che riguardano gli interventi, a partire dalla loro programmazione, la progettazione e l'esecuzione. Infine, un pacchetto che è quello di gestione e monitoraggio, che appunto è uno strumento che serve sia al laboratorio per valutare, diciamo, tutti i processi che lo riguardano, ma per monitorare tutti gli interventi che poi sono stati programmati e che si svolgeranno durante questi 2 anni. Ciascun pacchetto è così costituito, c'è un numero, diciamo, di riferimento che lo identifica. In questo caso è il pacchetto 10, che riguarda la progettazione degli interventi. Viene definito un mese di inizio e di fine, quindi la durata di questo pacchetto di attività, un titolo e gli obiettivi, dove appunto possiamo leggere quali sono gli obiettivi di questo pacchetto. Sotto una serie di attività che abbiamo chiamato task, che appunto riguardano in questo caso la progettazione. Come potete vedere, all'interno di questo pacchetto numero 10 c'è anche la task 10.3, che è appunto quella che riguarda le attività di consulenza che i progettisti faranno, diciamo, esternamente al piano. Tutte quelle aree, infatti, che non sono incluse nell'area pilota saranno valutate con attività di consulenza e durante tutto il corso di durante il corso di questi 2 anni. Infine, una sezione dove sono riportate le milestone e le deliverable, ovvero dei report da consegnare e degli elaborati da consegnare che il gruppo redigerà durante questo periodo. Questo è un programma biennale dove appunto potete vedere sulla sinistra tutta la lista dei pacchetti e la relativa durata evidenziata in grigio, dove sono segnalate appunto tutte le deliverable e le milestone. Alla fine della prima annualità, adesso ci troviamo al mese 7, alla settima mensilità, ed infatti durante questo mese consegneremo, diciamo, alcuni elaborati, quali il piano per la comunicazione
E poi si svolgeranno attività che si stanno svolgendo attualmente, sono quelle di rilevamento della valutazione di alcuni, dell'adeguamento di alcuni edifici, per arrivare diciamo in fondo alla prima annualità, quando diciamo tutte le attività di prelievo saranno concluse, e si inizieranno a programmare gli interventi, e a definire diciamo le strategie di intervento. L'unico pacchetto diciamo che non si ferma diciamo a questo biennio è quello del monitoraggio, perché appunto gli interventi che verranno messi in atto durante questi due anni poi avranno necessità di essere monitorati durante, durante un periodo più lungo di tempo che va oltre i due anni, e sulla base di questo diciamo monitoraggio dovrà essere ribilanciato eventualmente, diciamo dovranno essere rivalutate alcune considerazioni diciamo, che andranno a migliorare gli interventi che sono stati fatti e le strategie soprattutto. Io credo di aver concluso. Se non... Benissimo. Scusi, Presidente? Sì, ho visto, consigliere. Sì, io voglio porre un problema procedurale, se non le dispiace. Allora, se gli uffici hanno finito, due secondi, la parola alla consigliera Povero. Prego, consigliera Povero. Allora, Presidente, questa è una materia veramente importante. Noi non possiamo, diciamo, discuterla nella sua interezza. Io ringrazio le relatrici, il relatore, ringrazio la presenza dei due assessori, ma secondo me, punto per punto, andrebbe avviata la discussione, perché diventa oggi complicato, a parte che purtroppo all'ultima ora veramente è difficile, no? Capisco pure voi nello gestire la commissione. Io procederei punto per punto, relazione per relazione, e dare la possibilità a tutti di poter intervenire nel merito. Per carità, il lavoro eccezionale, ma se vogliamo dire la nostra, cioè diventa veramente per ognuno di noi un intervento a 360 gradi che non ce la facciamo neanche durante la durata della commissione. Io proporrei questo, però chiaramente i presidenti decidono come procedere, ecco. Però mi permettevo, proprio perché è un argomento troppo interessante per la città, per tutti questi soggetti, cioè liquidarlo solamente, cioè è vero che faremo altre commissioni sicuramente, ma qui si tratta di punto per punto, relazione per relazione, di dover intervenire. Allora, grazie. Posso rispondere, Presidente? Sì, prego, Assessore. Come dicevo all'inizio della commissione, diciamo, questo voleva essere un primo momento di presentazione generale del lavoro fatto. Naturalmente tutto quello che oggi abbiamo presentato necessita di una serie di approfondimenti, motivo per cui noi invieremo queste slide a ognuno di voi in modo che alla prossima commissione se ne possa discutere in maniera più dettagliata ed entrare poi nelle singole domande, nelle singole richieste di chiarimento che vorrete avere. Per altre richieste di chiarimento, magari dei dubbi che sono propedeutici alla presentazione di un quesito nella prossima commissione, siamo sempre disponibili per rispondere a quello che vorrete chiedersi. Se c'è qualcosa che non è stata chiara e che serve poi per approfondire l'argomento nella prossima commissione, considerate sia il laboratorio sia gli uffici a disposizione per ogni chiarimento. Benissimo, grazie Assessore. Era quello appunto che avevamo detto all'inizio, che sicuramente l'argomento è tanto importante da dover necessariamente avere bisogno di più commissioni e quindi approfondire tutti i temi, così come richiesto anche dalla consigliere Povero, assolutamente. Presidente, posso fare due domande rapide? Scusate, io mi ero prenotata. Due secondi, un attimo solo. Si era prenotata prima la consigliera Orlando. Parola consigliera Orlando e poi alla consigliera Polimortone. Prego, consigliera Orlando.
Grazie. Intanto volevo associarmi alla richiesta della consigliera Povero. Mi scuso, io mi sono collegata dopo perché sono uscita da scuola, ho dovuto avere il tempo di entrare in macchina, sono ferma per collegarmi, perché non avevo altro modo, non potevo rimanere all'interno dell'edificio scolastico ed ero interessata al tema. E volevo quindi sottolineare quanto ha detto la consigliera Povero, non ho ascoltato la prima parte, quindi non potevo sapere insomma che si era già espressa la disponibilità in tal senso, però vorrei anche ringraziare per quello insomma che ho potuto ascoltare, per questo lavoro che comunque è un lavoro molto attento, puntuale e rigoroso, e questo sicuramente è un aspetto che dobbiamo tenere presente, e proprio perché è così attento, preciso, puntuale e rigoroso necessita anche di un approfondimento da parte di tutti i commissari. Quindi intanto grazie, perché ecco, sono contenta di essere riuscita a collegarmi per ascoltare tutto questo. Bene, perfetto. Allora passo la parola alla consigliera Polimortone. Prego. Sì, rapidissimo, Presidente. Solo due domande, può anche rispondermi poi la prossima volta che ci incontreremo. Allora, io vorrei sapere che cosa, se e che cosa compare nel bilancio che nei prossimi giorni rispetto al piano dell'accessibilità. E, se riguarda soltanto studi oppure se riguarda l'operatività. Secondo, mi è sembrato di capire, ma probabilmente avrò compreso male, che nel biennio il biennio sarà impegnato soltanto per individuare, per disegnare la progettualità, ma l'operatività, almeno su quella piccola, perché veramente molto piccola, zona pilota individuata, quando inizierà? Cioè, a noi interessa sapere quando si faranno i lavori per il piano dell'accessibilità, se si faranno per segmenti o se dobbiamo aspettare che sia terminato tutto questo enorme studio che si sta facendo e che probabilmente, da quel che ho compreso, impegnerà ben 2 anni altri. Grazie. Grazie. Prego, l'assessore. Sì, grazie. Volevo, per rispondere alla senatrice, l'operatività inizierà non appena approveremo il progetto pilota in consiglio comunale, potremo passare, entrare nella fase operativa. Per la definizione delle risorse puntuali, nella prossima commissione vi parlerò di tutte le risorse economiche che abbiamo a disposizione degli interventi che potremo iniziare a fare. No, ma chiedevo nel bilancio attuale se c'è qualcosa, nel bilancio che approveremo. Ci sono i fondi. Me ne riferirò puntualmente alla prossima commissione, perché adesso verrà dopo il bilancio, dopo l'approvazione del bilancio. No, io spero di riuscire a convocare già per lunedì, insieme naturalmente al presidente Citrale, per martedì chiedo scusa, insieme al consiglio comunale, e quindi andremo dopo martedì. Benissimo. Il consiglio comunale è spostato nel pomeriggio. È di pomeriggio, infatti, perché scusate. Ma chi è che l'ha spostato di pomeriggio? C'è stata una conferenza dei capigruppo? Insomma, scusate, qui veramente ognuno anticipa, sposta, fa, manda, avverte, non avverte, manda con PEC sulla piattaforma, scrive un'altra cosa. Ma dico, proprio di ordine di, e anche di educazione nei riguardi degli altri che hanno anche i loro tempi da programmare, no? O no? No, senatrice, non si rispondono manco alle PEC. Naturalmente... Ha ragione, però non so, probabilmente è stata già inviata o verrà inviata comunicazione a tutti. Ma chi l'ha deciso? C'è una conferenza dei capigruppo o non c'è più? Presidente Pasquino, quando posso? Non le so dire se è stato deciso e chi l'ha deciso. E appunto. Pasquino, presidente, quando posso? A me sembra che siamo abbondantemente fuori orario, chiedo scusa.
Sì, comunque quello che è emerso non è una cosa carina, che i consiglieri di maggioranza sappiano di spostamenti o di voti, e noi consiglieri di minoranza che veniamo a conoscenza solo successivamente. Allora, scusate, allora non è una cosa molto bella. Una piccola anticipazione, visto che il presidente mi aveva informata di alcuni problemi che si stavano prospettando e che avrebbero sicuramente reso necessario spostare nel pomeriggio. L'ufficialità ci sarà ovviamente poi confermata o meno. Questa era una piccola anticipazione giusto per una programmazione eventuale delle commissioni. Chiedo scusa. Allora, siccome non è questo argomento del giorno, è visto l'orario. Certo. Quindi, certo. Se non c'è altro da aggiungere, se il presidente Citraro non ha niente da aggiungere. Non dobbiamo per forza chiudere, non che devo aggiungere. Avrei da aggiungere, ma preferisco chiudere. Siamo già abbondantemente fuori. Ne parleremo la prossima volta. Perfetto. Va bene. Allora ringrazio tutti, ringrazio gli assessori, gli uffici. Grazie. E ci aggiorniamo alla prossima volta. Buona giornata a tutti. Buona giornata. Presidente, i dati che li rilascerà? Li rilascio io per quelli che sono nella mia commissione. Allora, orario 13:47. Ti ringrazio, grazie Presidente. Grazie Presidente. Benissimo. Anche per me, Tony. Assolutamente perfetto. Ciao. Grazie Presidente, parla tutti, prego, così abbiamo risolto. Perfetto, benissimo. Buona giornata. Ciao.